Estate, tempo di letture. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video un po' atipico per il canale, ma che è centratissimo sul canale. Le 5 letture estive e non, ma di solito d'estate c'è più tempo, quindi approfittatene, che vi faranno conoscere l'arte, che vi daranno padronanza della storia dell'arte e della materia dell'arte, non soltanto della storia dell'arte ma anche della praticità dell'arte. L'arte è fatta di tante cose, è fatta di conoscenza, se vogliamo semplicemente fruirne, no? Il capire quello che guardiamo, il godere di ciò che ci si pone innanzi. E molto spesso, dite la verità, quando si va al museo si rimane così: ma questo che voleva dire? Ma tu ci vedi qualcosa? Ma per me è un pasticcio. Ditelo che l'avete pensato di qualcuno. È sicuro. Questo deriva da un non abbastanza approfondito grado di conoscenza della materia, che può essere superato col pensiero semplice che se sarà in un museo un motivo ci sarà. E allora, per non imbatterci in questi arcani misteri sulla bontà o meno di un prodotto artistico, dobbiamo conoscere l'arte. Conoscere l'arte però fa spesso paura, sembra un qualcosa di talmente difficile e lontano da noi, lontano dal contingente, che uno molto spesso rinuncia prima di provare. Oggi invece voglio suggerirvi 5 letture che potrete portare avanti anche lentamente, ma che sicuramente vi lasceranno un'erudizione davvero ficcante su quella che è la materia dell'arte. Alcune letture danno un panorama storico, sono proprio libri di scuola che servono per addentrarci con la manina in questo mondo. Ce n'è uno facilissimo e bellissimo, uno... beh, basta, andiamo ad uno. Cominciamo subito e cominciamo con un libro da cantina. Cos'è un libro da cantina? Un libro che non producono più, che non troverete più sul mercato, ma che troverete copiosissimo in moltissime bancarelle dell'usato, perché è stato il libro di storia dell'arte di intere generazioni. Gli anni 80 e 90 sono state pervase solamente da 2 testi scolastici di storia dell'arte, credo i migliori che abbiano mai fatto. Il primo libro di cui vi voglio parlare, in realtà è una collana di libri, sono 3 tomi nella versione più antica o 4 tomi nella versione meno antica ma sempre antica, è il Piero Adorno, vi faccio vedere il numero 1 ed è il racconto della storia dell'arte in maniera oggettiva, lineare, pura e semplice, semplificata. Attraverso un'evoluzione cronologica questo libro vi racconta tutta la storia dell'arte con una didascalia fantastica, è pieno zeppo di immagini e quindi vi riporta esattamente nei posti e nei luoghi che vuole farvi visitare, scritto con un italiano semplice proprio per farsi capire. Poverissimo di critica, è una passeggiata analitica, una passeggiata oggettiva tra le opere d'arte dall'arte cretese micenea all'arte contemporanea. È un libro completissimo ma che non si addentra troppo, è l'ideale per chi vuole imparare il grande percorso della storia dell'arte italiana. È un libro che tratta ogni cosa in maniera facile ma non troppo al centro, quindi non ci confonde con agganci troppo sofisticati. Quello è un percorso che verrà dopo e che potrete approfondire con la seconda collana che vi vado a sottoporre. Questo all'epoca costava 33.000 lire a tomo, quindi tutta la collana si aggirava intorno alle 100-120.000 lire e oggi come oggi dovreste trovarle tutti e 3 libri con un prezzo onesto che si aggiri sui 45 euro, 30 euro, potreste trovare tutti e 3. Se li trovate anche su internet, prendeteli e mi ringrazierete. La seconda collana è il mio libro preferito. Allora, fino a che non l'ho scoperto, il mio libro preferito è sempre stato l'Adorno. Poi,
Per carattere è diventato il mio libro preferito, quest'altro, di cui sicuramente avrete sentito parlare. L'intera collana costava 150.000 lire, vi parlo proprio in lire, ragazzi, sono libri di antiquariato, ed è il Giulio Carlo Argan, Storia dell'arte italiana, il libro dei licei per antonomasia. Un libro un po' ostico per dei ragazzi giovani, perché a differenza dell'Adorno, che risulta sicuramente più lineare, pratico e facile, proprio un manuale, questo invece, più che un manuale di storia dell'arte, ha una manualistica ben aggiornata. Vi faccio vedere anche l'interno, e anche qui le copertine hanno gli stessi colori dell'Adorno, quindi arancione, blu e verde, però gli anni sono un po' invertiti. E vi faccio vedere che anche qui la didascalica, è quindi il reparto fotografie, è copiosissimo. Io penso che per imparare la storia dell'arte bisogna proprio vederla, e quindi dei libri pregni di figure sono proprio quelli che fanno al caso di chi vuole imparare. A differenza dell'Adorno, però, l'Argan è un testo che, seppur scolastico, ha un linguaggio molto più adulto e soprattutto ha una spiccata sezione di critica dell'arte. Questo veramente dà l'avviamento alla critica dell'arte. Cosa significa? Che se mentre l'Adorno vi dà la possibilità di capire cosa un quadro dice, l'Argan o Argan vi dà la possibilità di criticare e di avere gli strumenti per imparare una giusta critica, avere gli strumenti per osservare come i critici d'arte criticano le opere d'arte, qual è la critica, come si fonda la critica, e a sua volta potreste anche criticare la critica che c'è all'interno del libro. Io mi divertivo un sacco proprio con le sezioni di critica. Ecco, vedete, alla fine dei capitoli ci sono queste pagine in nero molto enciclopediche, pregne di critica o di approfondimenti monotematici. Queste sono il tesoro di questo testo, che proprio dà l'idea di quello che è il mestiere dello storico dell'arte, che poi sarebbe anche il mio mestiere, e che deve andare oltre quella che è la lettura oggettiva fornita dall'Adorno, che seppur essenziale deve essere superata dalla sensibilità colta di chi, del critico, che vada oltre l'immagine ed estrapoli da essa il messaggio. Bellissimo testo, se lo trovate accaparratelo, accattatevillo. Questa terza lettura è uno scrigno di cultura. È stato scritto nel 1550 circa da un grandissimo storico dell'arte, capo dei restauratori ad honorem, ed è stato scritto appunto dal Vasari, ed è Le vite di Vasari. È una raccolta di oltre 150 vite di artisti, fatta su una sua ricerca. È una sorta di biografia di tutti gli autori, gli scultori a lui. Si parte con Cimabue e poi da lì si va avanti ad oltranza, e vi fa conoscere quello che è stata non soltanto la vita dei pittori e degli scultori, ma anche la maestranza e il mestiere. Vi fa capire come l'evoluzione della parola pittore sia addivenuta significati sempre diversi nel corso dei secoli. È una raccolta veramente veramente grande, ma che può essere anche presa a pillole, quindi questo è veramente il libro da sottombrellone. Se volete comprarne uno, che costi anche poco, questo libro ve lo tirano dietro, costava 15 euro, non lo vuole quasi nessuno, ma non ha soltanto questo tipo di impaginazione. Questo è a cura del Newton Compton Editori, ma ce ne sono di varie, mi pare, di varie case editrici. Le vite di Giorgio Vasari sono un compendio critico alla
comunità della storia dell'arte essenziale. Se volete conoscere la storia dell'arte, dovete passare da delle tappe che sono obbligate, non da farsi tutte assieme e come un compito in classe, ma semplicemente una serie di conoscenze che siano utili per il vostro percorso creativo e artistico. È anche un modo per ampliare la vostra cultura, che non deve essere una cultura da sfoggio, ma deve essere una cultura di quelle sedimentate, che vi faccia capire il perché un pittore scegliesse un materiale piuttosto che l'altro, e che non sia appunto una di quelle culture così da salotto, anche se poi in un certo modo lo diventa, perché chi sa di queste cose affascina tantissimo il suo interlocutore, perché molto spesso oramai non c'è più tempo di leggere libri come questi, no? Si va al romanzetto, si va più facilmente al romanzo giallo di Grido, nulla da togliere neanche a quello, ma se volete apportare un ampliamento alla vostra coscienza e alla vostra conoscenza, Le vite di Giorgio Vasari io ve lo consiglio. È un libro pallosissimo, vi avverto, osticissimo nell'imminenza della lettura. Anche il linguaggio è un linguaggio molto desueto in molta parte, però è un libro che alla fine, proprio verso la fine, vi darà nostalgia nel non rileggerlo. È un libro che rimarrà in voi e che è come un vecchio padre, anzi come un vecchio nonno, che parla un linguaggio che quasi voi non capite più e parla di tempi che voi non conoscete più, vi avrà lasciato una serie di aneddoti e di conoscenze che vi accompagneranno per tutta la vita. Questo è un libro che non ha età. Si può leggere, se siete volenterosi, dai 20 anni in su, perché prima lo vedo difficile, la vedo tosta, leggete gli altri prima che vi ho suggerito, ed è un libro che veramente amplierà la vostra conoscenza, ma di tanto, 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 Le vite di Giorgio Vasari. Un altro libro che penso ancora producano, non lo so, ma se lo trovate in bancarello di seconda mano potete prenderlo comunque, aveva un costo elevato, costava 40 euro già quando lo comprai io, è un libro che non parla precipuamente di arte, ma parla della nascita e dello svolgimento del restauro. Perché io suggerisco un libro di restauro a chi vuole fare arte o a chi si interessa d'arte? Perché l'arte è intimamente correlata al restauro. Il restauro, l'altro non è che il riconoscimento di un'opera d'arte e il volerla preservare nel tempo, proprio perché in quell'opera si riconosce dell'arte. E allora vediamo come nasce questo restauro, vediamo cos'è il restauro, vediamo come preservare le opere d'arte e vediamo tutt'oggi cosa significa restaurare un qualcosa. Anche di questa sezione dell'arte bisogna acculturarsi per una molteplicità di motivi. Primo tra tutti il capire negli anni come vengono affrontati i restauri e quindi capire ciò che ci troviamo dinanzi quando andiamo al museo, perché alcune opere sono oscurate in determinati punti, perché alcune opere sono assemblate insieme mettendo insieme pezzi di più opere, perché alcune opere invece sono trattate con integrazione pittorica a tratteggio. Qual è la scelta museale, no? Questo è importante da capire, per capire anche il percorso di un'opera. E in più è importante capire il restauro per la scelta del materiale della nostra opera d'arte. Quando vogliamo dipingere o creare qualcosa, dobbiamo porci anche in condizione di scegliere la materia che più soddisfi il nostro creare. Bene, tutte queste altre mille risposte le trovate nella Storia del restauro e della conservazione delle opere d'arte di Alessandro Conti, un mappazzone bellissimo, non sempre di semplice lettura, un canovaccio storico dell'evoluzione del restauro dall'origine ai giorni nostri. Qui proprio c'è tutta la storia del restauro e tutta la storia della nascita di opere che noi conosciamo oggi così, ma che sono così perché sono state restaurate e voltate nei connotati in determinati momenti della storia e ci sono arrivate restaurate e sono assurde alla nostra conoscenza in maniera
rivisitata e non nella loro originaria creatività. Quindi vi fa capire come delle opere che noi conosciamo come assodate, come tali, una volta, quando il pittore le fece, erano assolutamente diverse, e come i restauratori moderni, che si sono accorti di queste discrepanze tra l'origine e il percorso, si siano attenuti a lasciare traccia dei restauri subentrati, perché essendo diventati antichi sono anch'essi traccia del tempo. Vi spiega il tempo pittore, la patina, tutto quello che il tempo apporta all'opera d'arte, perché è un'opera d'arte antica, è un'opera arricchita e non è un'opera vilipendiata, insomma un altro enorme scrigno di cultura che sotto l'ombrellone ci sta benissimo. Questo lo trovate ancora in libreria, credo proprio di sì. E l'ultimo, per ultimo, ho voluto scegliere una, non che la conoscenza della storia dell'arte si possa relegare a 5 misere letture, però sapete, l'infarinatura sì, quello che è il gradino su cui si poggia e si spinge la curiosità per andare oltre, sì. E allora tra i vari argomenti ero indecisa tra due: l'arte islamica e questo tipo di arte. Ho scelto quella che mi è più familiare, però se siete dei curiosi, dopo questo la sesta lettura è un bel libro sull'arte islamica, che è al di là delle nostre conoscenze, perché non è arte italiana appunto, ma che è uno scrigno meraviglioso di ampliamento della cultura artistica. Però veniamo a noi e veniamo alla mia scelta. Ecco qua, un libro di cui vi ho parlato spessissimo, Egon Sandler, L'icona, l'immagine dell'invisibile, elementi di teologia, estetica e tecnica. In questo libretto qua, che trovate alle edizioni Paoline, non so se ancora sia in vendita, ma comunque rifatevi sempre a internet per queste scelte di nicchia, e soprattutto alle bancarelle, quando andate in giro per la nostra bella Italia, sbirciate le bancarelle, il settore di storia dell'arte è sempre pieno, perché la gente se ne sbarazza di queste zavorre di cui non sa che farsene e noi ce le accaparriamo. Trovate questo libretto. Questo libretto vi spiega in profondità, con enorme semplicità di linguaggio, diretto, chiaro, ma manifesto, aperto, è veramente anche lui metafisico, si può dire, nella sua struttura, perché vi apre proprio una finestra in quello che è il mondo dell'iconografia russa e bizantina, ve la spiega, ve ne fa percepire il valore, e da qui capirete come grande parte della storia dell'arte italiana sia stata assolutamente condizionata da questa forma d'arte che è l'icona. Noi, quando guardiamo delle pale d'altare, non lo sappiamo, ma c'è grande parte di questa influenza all'interno della nostra storia dell'arte. Questa è una bellissima lettura da fare sotto l'ombrellone, è semplice, è scorrevole, è immediato, ci fa capire un sacco di cose e sicuramente amplia la cultura artistica di uno spaccato di cui non si parla mai, neanche a scuola e molto spesso neanche all'università. È un periodo che viene elevato molto nella nostra Italia per un altro tipo di arte, che magari è l'arte musiva, che trae le proprie fondamenta dall'icona, ma poi non ci si addentra mai sull'icona, su cos'è, sul perché, sulla non soltanto composizione estetica, ma anche proprio sulla composizione fisica. È un libro bellissimo, è un libro che mi ha cambiato la vita. Tutti questi libri mi hanno cambiato la vita, hanno instillato in me l'amore per la mia professione, mi hanno fatto capire la mia professione e mi hanno fatto muovere con assoluta nonchalance in quello che è l'articolato e mai conosciuto fino in fondo mondo dell'arte. Una volta apprese queste nozioni in maniera amichevole, non in maniera di studio col righello che sottolinea le righe, ma proprio in maniera amorevole, bene, potrete barcamenarvi in qualunque opera d'arte e scardinarne la struttura principe, capirla, farla vostra. È solamente questione di buona volontà. In un anno
un annetto e mezzo tutte queste letture le fate vostre al 100%. Se cominciate domani a leggerle, tra un anno sarete colti d'arte, colti quel minimo che vi permetterà di capire, di avere un nuovo grado di conoscenza e di coscienza su ciò che vi circonda e di vedere la vita anche in maniera diversa. Garantito. Ora vi mando un bacio e vi do appuntamento sempre qua per un prossimo video, augurandovi buone letture estive. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta. Buona lettura, ciao!